Buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione del rapporto Rifiuti Urbani edizione 2017, un appuntamento ormai tradizionale per noi come Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, per i colleghi del Ministero dell'Ambiente che ringrazio per l'ospitalità. Anche questo ormai sta diventando una consuetudine di organizzare la presentazione presso questa sede, che secondo me ha poi un senso. E un ringraziamento appunto per essere qui numerosi come al solito. Un saluto e un ringraziamento va anche a chi ci segue in via televisiva attraverso la nostra web television. A tale proposito ricordo che l'evento è ripreso in diretta e quindi coloro che non volessero essere ripresi o che non volessero divulgare i contenuti dei propri interventi sono pregati di comunicarlo alla segreteria organizzativa di fronte a me, cioè alle vostre spalle. Un ringraziamento particolare va al ministro Galletti, che avrebbe voluto essere qui fino praticamente alle 9 di ieri sera, poi c'è stato un problema all'ultimo minuto e ha mandato un indirizzo di saluto che ora avrò il piacere e l'onore di leggere. Io l'anno scorso, per dire la verità, vi avevo salutato ritenendo che sarebbe stata l'ultima presentazione in qualche modo, perché ero in scadenza di mandato come direttore generale. Invece, come vedete, vi tocca sorbirvi nuovamente la mia presenza e purtroppo anche di nuovo la mia presentazione. Questo perché la collega Rosanna Varaia, che voglio salutare e ringraziare pubblicamente per l'impegno e il lavoro profuso insieme ai colleghi del Centro Nazionale Rifiuti, alla quale era stata affidata la presentazione dei dati e del rapporto, non è qui oggi per motivi di salute, quindi insieme al saluto il mio ringraziamento e anche l'augurio di una prontissima guarigione e di poter tornare prestissimo a occuparsi insieme a noi di questa materia. Saluto anche tutte le autorità presenti, non le cito nominalmente, i deputati, che i membri del Parlamento che ci hanno fatto il piacere e l'onore di essere presenti qui e che ci raggiungeranno nel corso di questa mattinata. E io, per non perdere altro tempo, scusandomi anzi per il ritardo nell'inizio dei lavori, passerei subito a leggere la nota che ho appena ricevuto dal Ministro dell'Ambiente Galletti, indirizzata a me, eccola qui, questa è arrivata addirittura all'originale. Caro Presidente, mi rincresce di non poter partecipare alla presentazione di questa 19ª edizione del rapporto Rifiuti Urbani dell'ISPRA. Il lavoro che annualmente svolge l'Istituto è di fondamentale importanza per comprendere i trend di evoluzione del delicatissimo settore della gestione dei rifiuti nel nostro Paese. Grazie all'ISPRA abbiamo ogni 12 mesi una fotografia accurata e scientificamente inattaccabile di un comparto in cui l'Italia sta facendo grandi passi avanti. Oggi possiamo rivendicare con orgoglio il raddoppio della raccolta differenziata in 10 anni e verificare come stia scendendo progressivamente la percentuale dei conferimenti in discarica. In entrambi i casi i progressi fatti ci avvicinano ai target europei che alcune aree del Paese hanno abbondantemente raggiunto e superato, mentre altre zone arrancano. La gestione ambientalmente corretta ed economicamente efficiente dei rifiuti è una delle colonne su cui costruire l'economia circolare che il nostro Paese, assieme all'Europa, ha scelto come modello di sviluppo per il futuro. Recuperare quanto più possibile delle materie prime e degli oggetti, utilizzare la parte restante per produrre energia, sono i principi di un sistema in cui il rifiuto tendenzialmente non esiste più, ma diventa in ogni caso risorsa. L'ISPRA, con il suo lavoro scrupoloso, ci aiuta a capire quanto abbiamo fatto, ma anche ancora cosa e dove resta da fare. Questo rapporto ci restituisce un'Italia che si sta evolvendo virtuosamente, che ha aree di assoluta eccellenza in questo settore e anche alcune lacune da colmare. I risultati ottenuti confermano che l'impegno messo in campo è utile al Paese. Continuiamo perciò a costruire insieme il futuro. Grazie ISPRA, Gianluca Galletti, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Allora, ciò posto e ringraziando nuovamente il Ministro per l'indirizzo di saluto e anche per l'attenzione con la quale segue le vicende del nostro istituto e del nostro mondo, prima di presentare i dati, l'unico, insomma, sarò
cercherò di essere il più breve possibile e di non alluvionarvi con una serie di numeri e di informazioni statistiche. Presento, per chi non li conoscesse, vicino a me alla destra il vicepresidente del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, direttore di Acqua Friuli, Luca Marchesi, che svolgerà poi l'intervento a seguire rispetto alla presentazione che farò tra pochi minuti, e poi alla mia sinistra il direttore generale facente funzioni dell'Istituto, il collega Marco Lacommare, che poi modererà la tavola rotonda, alla quale parteciperanno gli amici, il collega Mariano Grillo del Ministero dell'Ambiente, il presidente del CONAI Giorgio Quagliolo, il presidente del Centro di Coordinamento RAI Giancarlo Dezio, il delegato dell'ANCI Ivan Stomeo, il vicepresidente utilitario Filippo Brandolini, il presidente di Fises Ambiente Roberto Sancinelli, e poi ci raggiungeranno Edo Ronchi della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Stefano Ciafani, direttore generale di Legambiente, mentre le conclusioni dovremo andare rapidissimi perché entro le 12.45 dobbiamo finire, saranno poi affidate all'onorevole Alessandro Bratti, presidente della commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Ovviamente ringrazio insieme agli altri parlamentari per la presenza e per aver accettato di chiudere in